Salve a tutti da Philips89, siamo qua su Football Manager 2020 con il Milan, dopo la disastrosa sconfitta contro la Juventus con le riserve in trasferta, giochiamo in trasferta contro il Paris Saint-Germain. La SPAL è di nuovo il Paris Saint-Germain. Bene, andiamo a tattiche. Mbappé ambidestro. No, è solo destro. Icardi, Kluivert, Havertz, Pogba, Chiesa, Firpo, Diallo e Upamecano possono impostare, sì. Andiamo a mettergli pressione. Marquinhos. Vediamo cosa ci dice. Pressando costantemente. Ok. E Navas niente. Andiamo alla partita. Noi giocheremo con un centrocampo a 3, in porta Perin, Hernandez, Romagnoli, Bettella, Conti, Ceranoglu, Tonali, Kessié, Lucas Moura, Leao e Zaniolo. Pogba è già in vantaggio, va bene. Ci giochiamo già una sostituzione. Romagnoli, Hernandez, Romagnoli, ci pressano alti. Ceranoglu su calcio d'angolo, vediamo se anche noi segniamo, sì, con Leao. Perché non dà il gol a Leao? Rivediamo il replay. No, perché non sarebbe andata in rete, sì. Calabria per Conti. Mbappé la recupera. Havertz. Junior. Chi è sto Junior? Icardi. Ci salviamo. Chiesa. Perin para. Ecco che battiamo noi. Bettella, Romagnoli. Calabria. Ceranoglu. Ceranoglu a spazio. Ceranoglu la lancia lunga per Zaniolo. Zaniolo che in Champions League si fa valere. Parata di Navas. Che salva il risultato sull'1-1. Ceranoglu. Bettella. Potrebbe andare di nuovo su Ceranoglu. Zaniolo. Ceranoglu. Salta l'uomo. Ceranoglu. Lucas Moira che penso che è un ex. Tonali tira. Navas salva di nuovo la porta. Ceranoglu su calcio d'angolo. Navas spara ancora. Marquinhos sbaglia. Calabria recupera. Tonali, Ceranoglu. Kessié che non si è fatto vedere per niente in questa partita fino adesso. Zaniolo va in avanti. Zaniolo. Leao cosa sbaglia? Ecco che batte Perin. Parte pure il secondo tempo, che sì. Che sì, forse un po' sottotono in questa partita. Ceranoglu. Lucas Moira. Ceranoglu. Vediamo se inventa qualcosa. Che sì. Che sì. Tonali per Calabria. Calabria su Zaniolo. Va fuori. Bene, un 1-1 che ci sta pure bene fuori casa contro il Paris Saint-Germain. Intanto c'è la partita tra Liverpool e Manchester City. Vince il Manchester City. Vediamo che squadra è il Manchester City. Se si è rivoluzionata, no? Henderson, Skriniar, Eric Garcia, Garcia, Stones, Guerrero. Rodri.
Phil Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Harry Kane, mamma mia che squadra. Hanno Cancelo, Gabriel Jesus, Aurier, Oar, Somulic, niente di che. David Neres. Hanno molte alternative. Camavinga, Jorge Sanchez, niente di che. Sergio Aguero, che ancora vale molto. E Laporte, che incredibilmente è in panchina. Va bene, andiamo avanti. Eccoci alla partita contro la Spal, che gioca come noi. Ha sì. Allora andiamo a fare le tattiche. Colombo è solo sinistro, quindi piede debole. De Luca. Vediamo questo De Luca chi è. In prestito dal Torino, 1,90 m. Koulibaly, che mi sa che è dell'Udinese. Hanno fatto una squadra di giovani, sì, in prestito dall'Udinese. Hanno riscattato Salvatore Esposito. Vediamo questo Nuri Sahin, è un giocatore di esperienza, ha dei buoni passaggi. Fares, cosa ci dice? Contrastare duramente? Sì. Bonifazi e De Senna, che non è un difensore. Ah no, è un difensore, sì. Ha 23 anni già, ha delle qualità fisiche impetuose. Cosa ci dice su Dabo? Pressando costantemente e su piede debole. E non ho fatto vedere le formazioni, loro sono gli stessi. Noi giochiamo con Perin, Laxalt, Magnani, Bettella e Davis, Popenga, Gabbia, Paquetà, Traoré, Castillejo e Zirkzee. Intanto ha ammonito Gabbia e Laxalt e non ci fa vedere molto. Colombo, che tiro, che azione. Abbiamo fatto 9 tiri, non ci ha fatto vedere azione nel primo tempo. Abbiamo fatto 9 tiri di cui 0 in porta. Di Francesco, possono ripartire in contropiede. Dabo, Esposito, Di Francesco, di nuovo Esposito, Sahin, Koulibaly, Sahin un lancio lungo per De Luca, Laxalt recupera, possiamo ripartire noi in contropiede, Castillejo lunga per Zirze, Zirze spara sul portiere, però guadagniamo un calcio d'angolo, Castillejo sul calcio d'angolo, troppo sul portiere, Berisha para, Laxalt, Davis, Laxalt, Davis, Bettella, Magnani, Gabbia. Gabbia lancia lunga per Traoré, Laxalt. Chi è che commette fallo? Koulibaly, direttamente rosso. Zirkzee che batte il calcio di punizione. E Paquetà che segna di testa su calcio d'angolo. Traoré la può recuperare, può andare sulla fascia, fa un cross lungo ma la intercettano. Davis può andare sulla fascia, Paquetà, Davis, il fraseggio fra i due, Tonali, Davis non si allarga, non fa il movimento, però va centrale per Traoré, Traoré potrebbe crossarla in mezzo ma non va. Laxalt, Davis, Dabo entra in scivolata e rischia perché è ammonito.
Da Bo commette un altro fallo. Bonifazi per Valoti. Dossen. Castillecco la recupera. Paquetà. Paquetà. Tonali. Popenga. Popenga un bel tiro ma va fuori. Recuperiamo il pallone. Paquetà. Davis avanza. Dovremmo chiudere la partita, ma Berisha para. Bonifazi intanto ammonito, guadagniamo un calcio di punizione, vediamo se Tonali farà le sue splendide punizioni. Vai sul secondo palo. Bravo Tonali. Vediamo l'aggiornamento della classifica, siamo a più 6, ma l'Inter deve ancora giocare. Sta per finire la partita. Bonifazi l'aveva quasi recuperata. Valoti vogliono fare il gol della bandiera, forse insistono per questo. Sono con due uomini in meno, ricordo, quindi sono sbilanciati molto in avanti, secondo me. Qua sbagliano. Alfonso Davis recupera, lancia lungo per Lucas Moira. Lucas Moira può andare sulla fascia, Paquetà, Popenga colpisce la traversa. L'arbitro potrebbe anche fischiare. Ma no, decide di dare gli ultimi secondi, recuperiamo noi, vediamo se c'è tempo per un'altra azione, no? Bene, 24 tiri, 10 in porta, il 53% di possesso palla. Vediamo come gioca il Paris Saint-Germain. Con Mbappé. Che ambidestro, giusto? Sì. No, è solo destro. Kluivert, Havertz che si è ripreso dall'infortunio. Pogba che ha segnato. Chiesa, Firpo, Marquinhos e Upamecano e Maldò. Maldonato. Contrastare duramente, ci dice. Navas. Piede debole. Ma Pogba è ambidestro? No, è solo destro. Loro li abbiamo già visti nelle tattiche, noi siamo praticamente la stessa formazione dell'andata. Marquinhos per Junior, Pogba. Pogba sbaglia. Tonali. Chiesa. Pogba. Sembra che il gioco li stia favorendo per adesso. Ciaranoglu. Tonali. Tonali per Conti. Conti per Kessié. Kessié filtrante per Zaniolo. Zaniolo comunque la recupera, salta Junior, Leao. Lucas Moira è infortunato. Bene, mettiamo Castillejo. Romagnoli. La prende Kai Havertz. Mbappé per impara. Chiesa su calcio d'angolo, Bettella fuori, Papè, Tonali su calcio di punizione, Leao segna, bene. Papè su calcio di punizione, vediamo che succede, Kluivert spara fuori. Junior, Havertz, Havertz si libera per impara. Bene, Junior, Marquinhos. Marquinhos la lancia lunga. Mbappé, ma è in fuorigioco. Non era fuorigioco. Chiesa.
Stanno attaccando di più loro, ma noi possiamo ripartire in contropiede se ci fa vedere qualche azione. Tonali sul calcio di punizione. Mbappé. Pericardi. Romagnoli. Kessié. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu per Zaniolo. Leao. Leao salta tutti. Leao segna. Bene. Sicuramente ora ci dovremmo mettere su equilibrata e spostarci perché giocano sul contropiede un pochino più indietro. Vediamo se questa tattica va bene. Hernández su un contrasto cade a terra. Kluivert. Leao salta l'uomo, bravo Leao. Pogba interviene e la spazza fuori. Tonali sul calcio di punizione, Mbappé, Conti la recupera, Conti viene chiuso ma fa un filtrante ma non va, Conti di nuovo, Pogba, Havertz, Pogba, per Kluivert, Junior, Kluivert, e qua ci siamo salvati. Chiesa su calcio d'angolo, Mbappé. Mbappé sbaglia, Castillejo può ripartire in contropiede. Castillejo inventa qualcosa. Zaniolo fuori. Hernández per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu per Tonali, Çalhanoğlu, Tonali, Çalhanoğlu, Tonali, Castillejo, Castillejo salta. Castillejo un filtrante per Conti tira due volte sbaglia. Pogba, Havertz, per Junior, Kluivert, Havertz, Pogba, Hernández, Castillejo, Romagnoli, la lancia lunga ma un lancio fine a se stesso, ma Castillejo la recupera. Per Leao, Leao che potrebbe fare la tripletta e non è gol. Qua vediamo il replay. Non è gol, ragazzi. E passiamo il turno e siamo in finale. Allora, ragazzi, siamo passati in Champions League. Guardiamo il calendario quando sarà il calendario. Quando sarà la finale? La finale sarà dopo la partita contro il Brescia. E quindi faremo una puntata a parte. Le prossime tre partite saranno contro il Napoli, contro l'Inter in Coppa Italia, contro il Verona e vediamo se fare contro il Brescia. Se il campionato è chiuso, il Brescia lo simuliamo con le riserve. Bene, per oggi è tutto. Un saluto da Philips89, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a commentare, a condividere e ad iscrivervi se non l'avete già fatto. Alla prossima, ciao!